Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Negli ultimi giorni, la tragica vicenda che si è consumata ha trovato un epilogo nefasto. Giulia Cecchettin, con la laurea imminente e la partenza per Reggio Emilia, stava per realizzare il suo sogno di frequentare la scuola di disegno. Tuttavia, quel sabato, inizialmente dedicato ai preparativi festosi, si è trasformato in un incubo. Il rapporto complicato tra Giulia e suo fratello Filippo ha suscitato preoccupazioni, evidenziando tensioni ancor prima che emergessero i dettagli della sua tragica morte. Le discordie tra i due hanno raggiunto l'apice nel parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. La discussione si è trasformata in violenza quando Filippo ha caricato Giulia in auto, dirigendosi verso una strada deserta nella zona industriale di Fosso. Una telecamera di videosorveglianza ha catturato una scena sempre più cruenta. Dentro l'auto, la lite si è trasformata in una brutale colluttazione, con movimenti bruschi da entrambe le parti. Filippo, armato forse di un coltello, ha violentemente colpito Giulia, che ha cercato di fuggire, ma è stata raggiunta e afferrata per il cappuccio del giaccone. La scena si è svolta in modo atroce, lasciando Giulia sanguinante e priva di vita. Il corpo è stato poi trascinato al retro dell'auto e gettato nel portabagagli. La fuga di Filippo ha avuto inizio con il suo viaggio verso il lago di Barcis, uno specchio d'acqua artificiale nel cuore della Valcellina. La sua percorrenza, registrata da telecamere lungo la strada, ha sollevato sospetti quando il rilevamento targhe a Palafavera ha indicato un passaggio molto tardivo, quasi 5 ore dopo l'orario previsto. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla tragica scoperta del corpo di Giulia, occultato in un dirupo vicino al lago di Barcis.